perché uno spartito non fa maestro. Questa è C'è banda e banda. Buonasera e a tutti un ben ritrovati per questa nuova puntata di C'è banda e banda. Oggi parlerò della presenza della donna nella musica per banda. L'occasione mi è data dall'approssimarsi con l'8 marzo della festa della donna. In effetti sono stato un po' in dubbio se dedicare una puntata a questo argomento, non perché manchi il materiale, ma perché inserire brani scritti da compositrici in uno spazio a parte è un po' come isolarle, come giudicare la loro opera quasi un'eccezione piuttosto che quella che è diventata oggi, cioè la normalità. Ho poi deciso di seguire comunque quest'idea perché è la testimonianza di, l'ho già detto più volte, come la banda possa fare, organizzare, proporre, creare programmi di concerto pensandoli per qualsiasi circostanza. Perché non cogliere dunque questa occasione? Penso che la cosa migliore di farlo sia partire da un paese dove la presenza della donna, sia in veste di direttore che in quella di compositore, è da intendersi a pieno titolo cosa assolutamente normale. È il paese che ha dato, grazie alla musica nella scuola, una organizzazione esemplare all'educazione musicale e alla diffusione di gruppi corali, orchestrali e bandistici di livello. Mi riferisco agli Stati Uniti d'America. Qui, ripeto, la presenza della donna, anche se nel caso specifico legata alla banda, è così normale come è il trovare nelle scuole italiane delle insegnanti di lettere, di matematica, di materie scientifiche e così via. Ascoltiamo dunque un pezzo composto da una fra queste autrici, che si chiama Caroline Bremer e che è stata allieva della Eastman University ed è attualmente direttore del conservatorio Bob Carl presso l'Università di Stato della California a Long Beach. La sua pagina che ascolteremo è intitolata Early Light ed è un'opera simbolo della sua produzione, che è stata eseguita da principio dalla Houston Symphony Orchestra e successivamente è stata riorchestrata dalla compositrice per banda, dove è stata eseguita alla Carnegie Hall in New York in occasione dei 150 anni della fondazione dell'Accademia di West Point. Ascoltiamo dunque Early Light di Caroline Bremer, eseguita dalla University of Michigan Concert Band, diretta da Rodney Dorsey. Thank you.
Ma veniamo adesso all'Europa e in particolare all'Italia, dove tra i compositori incontriamo il nome di una celebre autrice che è stata per anni docente di composizione al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha formato numerosi compositori, numerosi insegnanti di armonia, di composizione e di fuga presso vari conservatori italiani. Mi riferisco a Teresa Procaccini, un'autrice molto prolifica che ha creato più di 200 lavori per le più diverse formazioni, comprese delle opere liriche. Ha vinto numerosi concorsi, le sue composizioni sono edite da importanti case editrici e per di più, oltre a insegnare, ha fatto numerosi corsi di perfezionamento. Teresa Procaccini ha scritto anche intorno alla metà degli anni 90 alcune composizioni per banda, andando a ripescare lavori giovanili che erano rimasti, per così dire, nel cassetto. Il primo fra questi lavori che sottopongo alla vostra attenzione è la Rapsodia americana per pianoforte e banda. Si tratta di una pagina dalla chiara ispirazione legata a Gershwin e alla musica americana, nella quale però non mancano i voli di fantasia degli autori tipicamente latini. Ascoltiamo dunque la Rapsodia americana per pianoforte e banda di Teresa Procaccini, eseguita al pianoforte da Annalisa Maria Monticelli, e la parte della banda è eseguita dall'Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli di Messina. Il direttore è Giuseppe Ratti.
andiamo adesso in Francia, dove incontriamo Ida Godowsky, una compositrice nata nel 1933 che ha vissuto in una famiglia di musicisti. Ha vinto anche lei numerosi premi, è stata insegnante al Conservatorio Superiore di Parigi e la sua notorietà, così come per Teresa Procaccini, oltrepassa le frontiere francesi e giunge all'USA, agli Stati Uniti, al Giappone, all'Asia e all'Australia, un po' a tutto il mondo possiamo dire. È anche professore di composizione all'Università del Texas. La scrittura di Ida Godowsky avremo modo di ascoltare rispetto ai brani che vi abbiamo presentato di Teresa Procaccini, è più densa, più carica di raddoppi, ha le sonorità in un certo senso più pesanti. Questo fa parte dello stile di questa autrice, che si pone lo scopo con la sua opera di creare un linguaggio che possa essere compreso da tutti, diciamo così, universale, e che permetta di legare le caratteristiche della musica contemporanea a quella degli autori del passato. Di suo ascolteremo l'ultimo tempo del concerto per grande orchestra di fiati, Le Concert pour Grand Orchestre d'Harmonie. L'ultimo tempo è un ostiné, che è pieno di virtuosità per gli strumentisti e ha un ritmo molto intenso. Di Ida Godowsky non potrò presentarvi dei brani interi, perché tutti i suoi lavori hanno delle dimensioni piuttosto notevoli. Questo ostinato, per esempio, che è semplicemente il terzo tempo del concerto, dura circa 6 minuti. Ascoltiamolo, eseguito dalla banda sinfonica delle Guide belghe, diretta da Norbert Nozzi.
In Italia abbiamo avuto, specialmente nel Novecento, numerose compositrici, come la napoletana Emilia Gubitosi, come Elsa Respighi, moglie di Ottorino, che per vari motivi hanno poi visto superare la loro figura di creatrici, quindi di compositrici, da quella di interpreti o di organizzatrici. Primo caso di compositrice assoluta tra i nomi di rilievo è stato quello della palermitana Barbara Giuranna, vissuta tra il 1898 e il 1998, che fu tra l'altro presente anche nel mondo della banda musicale con la trascrizione del suo poema eroico Decima Legio del 1936, pubblicato da Ricordi, e che mi ricordo ebbi modo di eseguire alcune volte negli anni in cui dirigevo la banda della Guardia di Finanza, del quale però purtroppo non conservo la registrazione. Torniamo comunque a Teresa Procaccini, ancora nella esecuzione dell'orchestra di fiati del Conservatorio di Messina. Ascoltiamo la sua Ritmo Fantasia, pagina nella quale si alternano immagini, effetti, temi ritmici e melodici che hanno una grande capacità di coinvolgimento. Dirige Giuseppe Ratti. Thank you.
In Francia invece troviamo delle compositrici molto note già in epoca precedente. Un caso è quello di Germaine Taillefer, che è stata una componente del cosiddetto gruppo dei sei, quel compositori ai quali appartenevano Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Darius Milhaud e Louis Durey, che innovarono la musica francese negli anni 20 del Novecento. Tornando alla nostra compositrice, a Ida Godowsky, ascoltiamo adesso il secondo movimento di una sua opera importante, Le Poème du Feu, il poema del fuoco. Il secondo movimento, prestissimo, descrive in un certo senso la potenza liberatrice del fuoco, la sua impetuosità che fa in modo che l'uomo si elevi quasi al rango di demiurgo. È un continuo apporto di energia questa pagina e di incandescenza che termina con l'apoteosi del fuoco, quasi a ricordare il voto di Prometeo. È ancora Robert Nosy che dirige la banda delle guide belghe. Thank you.
Fantasia romantica è il titolo dell'ultimo brano che ascolteremo oggi. Anch'esso è firmato da Teresa Procaccini. Fantasia perché siamo di fronte a un libero incedere del discorso musicale che presenta un flusso continuo di idee sempre nuove. Romantica perché è carica di espressione, di sentimento, di quelle caratteristiche che contraddistinguono appunto questa presenza immortale in ogni forma di espressione artistica, il romanticismo. Non dimentichiamoci che il romanticismo corrisponde da un lato con una precisa corrente legata a un periodo storico, ma esiste comunque un romanticismo generale dell'umanità che appartiene a qualsiasi epoca e a qualsiasi cultura. Di Teresa Procaccini, Fantasia romantica per pianoforte e banda, Annalisa Maria Monticelli siede al pianoforte in unione all'Orchestra di Fiati del Conservatorio di Messina, diretta da Giuseppe Ratti.
e con la fantasia romantica di Teresa Procaccini per pianoforte e banda si è conclusa anche questa puntata di C'è Banda e Banda, che era dedicata interamente alla presenza femminile nel mondo della musica per banda. Abbiamo ascoltato musiche di compositrici americane, francesi e italiane. Con questo Fulvio Creux vi saluta, vi invita a seguire sia le prossime sue trasmissioni che quelle dei suoi colleghi qui su BAM Radio .it, e chi vuole potrà scaricarsele in podcast. Arrivederci. C'è banda e banda, perché uno spartito non fa maestro.